Ma non ci sta la Monza. Ah, porca troia. Ma non la possiamo skippare. Poi diciamo che... boh, l'hanno tolta dal calendario. Chi se ne accorge? Dobbiamo fare per forza. Caputtana. Salve a tutti, friends, dal vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi, su una delle mie piste preferite, Singapore. Vabbè, raga, eccoci qua. Sono sincero, non ho trovato minimamente un setup adeguato per Lori Apex su questa pista. Voi avete visto che a Monza ho elogiato Lori Apex perché veramente era preciso, perfetto per giocarci in una pista come Monza. Qua al contrario, purtroppo non si riesce a regolare. O gira troppo, o gira troppo poco, è problematico. La pista già io la odio, lo sapete, quindi speravo non arrivasse mai, invece è arrivata. E quindi proviamo. Siamo ultimi, vedo P18, quindi ci sono due penalità dietro di noi. Come potete vedere Mazepin è davanti a noi. Speriamo di prendere qualche punto perché sarebbe già una grande cosa. Si parte, friends, come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercoris, offerte Amazon, per tutte le offerte di Amazon ghiotte. Sul canale ufficiale Supercoris 84 per le news in anteprima e su Fruit Lab, dove andiamo a gonfie vele. Friends, che devo dire, partiamo. Innanzitutto speriamo di finire la gara e speriamo di avvicinarci quanto più possibile alla zona punti, ma la vedo dura. Comunque, anzi, scusate un attimo, fatemi mettere pure la benza perché... 18 litri, così 15 giri, so. No, no, caliamo, caliamo. Non pioverà, già è una grande cosa per noi. Vai, si parte, Franz. Si parte, Franz. Penalizzati Latifi e Raikkonen. Ah, non buonissima la partenza di Corris, ma neanche tanto male. Oh! Anna e macello qua dietro. Tanto Corris già tredicesimo, quattordicesimo. Passa pure Maz. Ah, si butta dentro Stroll. Ah, si butta dentro le due Alpine. Pazzesco, raga. Undicesimi. Partenza sontuosa di Corris, che adesso deve rimanere appiccicato ai primi dieci. Sarà un'impresa assurda, anzi. Cioè, raga, non l'avevo manco visto. Siamo gli unici che c'hanno le gialle qua. Ancora strategia folle del team. Siamo gli unici che hanno le gialle, quindi dovremmo andare un po' più lunghi. Però dobbiamo rimanere attaccati a questi. Che se rimaniamo attaccati, raga, seconda parte con le rosse. Là facciamo il bello e il cattivo tempo, eh. Ah, largo Corris. Madonna, raga, vicini alla top 10. Non ci posso credere. E Tsunoda non è neanche così veloce. Questa è la cosa bellissima. Ma avete fatto un'altra volta lo scherzetto delle gomme gialle. Esce bene Corris qua, pazzesco, raga. Che sta per succedere? Si mette in croce con Tsunoda. Oh, chiude Corris, si toccano i due. Pazzesco, raga, zona punti. Verstappen che ha ancora la Red Bull bianca. Raga, ho chiuso, ma era impossibile non chiudere.
Pazzesco, raga, pazzesco. Non ci credo. Decimi. Nella pista che più odio. Insieme a Baku. Dopo che in qualifica eravamo 4 secondi e 6 dalla vetta. E penso un 3 secondi da questi con cui siamo ora. Ancora una volta la magia che mi riesce in gara ci permette di essere qua. Ah, largo Corris. Con delle gomme marce. Aggredisci Cordoli Super. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Ricciardone, Gasly. Pazzesco Corris, prende anche la scia di Verstappen. Ma che sta succedendo oggi? Si mette tutto all'esterno Max. Oh, primo settore veloce per Super. Pazzesco, raga. Bello, che sorpasso. Ma che sta succedendo oggi? Abbiamo messo il motore di Hamilton in Brasile. Ah, raga, è tosta, mo, Mo c'è Verstappen dietro che starà incazzato, Ricciardone qua davanti. Torna la magia col nostro Ori Apex, raga, siamo tornati agli albori. Ori Apex, PS4. E se... Oggi siamo stranamente veloci in rettilineo. Prova a scappare Ricciardone, Corris esce dalla zona di RS. Corris si ributta subito dentro perché sa che senza DRS qua è spacciato. Oh, Alonso è fuori dalla sessione, fantastico, meno uno. Ah, largo Corris, prende troppa scia su Ricciardo. Ma c'è, c'è. Dai raga, ci siamo. Vicino a Corris che sta andando inspiegabilmente velocissimo. Tanto da insidiare addirittura Danielone e Ricciardo. Ma l'unica spiegazione è che le gialle vanno talmente bene già dopo 4 giri che ci permettono queste prestazioni. No cazzo, ho messo le ruote fuori dalla pista, bene. Che se no non c'è spiegazione, raga. Una vettura nettamente inferiore qua che va a insidiare. E si va a insediare in top 10. Vicino Corris. Ma ci ha lasciato anche Ricciardo. Yes sir. Beh raga, c'è qualcosa che non va, eh. Done. 8,5 secondi. Vicino, vicino. Oh, esce bene Corris. Vicino. Duello pazzesco. Ricciardo si mette all'interno. Oh, pazzesco. Pure Gasly capisce il pericolo. Ma una frenata pazzesca. Passa super.
che forse ha fatto la scelta giusta di gomme, perché le rosse potrebbero già avere enormi problemi. Raga, sento che le nostre gomme sono molto buone. Gasly non ha il DRS. Si fa vedere Corris. Perfetto, le rosse. Ci vogliamo montare, ma il problema, raga, adesso è capire leviamo le riparazioni, perché qua pure una piccola toccatina che potremmo dare al muro ci fanno cambiare l'ala e ci fanno perdere la gara, quindi. Oh, Gasly è box. Leclerc è box. Mi stacco dall'auto davanti, 3,4 secondi. No, oh, largo Corris, raga, ho fatto una minchiata. Errore di Corris. Chi è? Mazepin è box, non l'ho visto. Eccolo qua, sì. Raga, dobbiamo tenere. Raga, sta per uscire una gara pazzesca, preparatevi. È un po' di difficoltà senza scia. Però ci sono, non sono lontano. Ah, largo qua, raga, è tosta. Stiamo facendo troppo di più di quello che possiamo. Non so quanto sarà lungo questo stint. Ma lo deciderò io, perché se fanno come sempre e mi richiamano troppo presto non entro. Tutti ai box. Primo Super Corris, pazzesco. Ma è successo all'AS di guidare un gran premio? Stroll dietro con le nostre gomme uguali. È tosta, raga, non è facile. Settimo giro, io penso almeno dobbiamo fare l'ottavo. Ma pure il nono. Io penso fare il nono giro sarebbe l'ideale per mettere le gomme rosse e sfruttarle. Oh, Giovinazzi, 5 secondi di penalità, ottimo. Quindi già Giovinazzi non è ingaggiato con noi. Studiamo pure quello che fa Stroll. Anzi, diciamo che entriamo al nono giro, raga. Madonna, guadagna pure Corris. Bene, bene. Beh, ragazzi, stiamo per fare un miracolo, se continua così. Pazzesco, che è proprio su sta pista che io odio. Carletto Leclerc, giro veloce, noi stiamo a girare parecchio più lenti. Però stiamo a tenere un ottimo passo.
Yes, sì, ho capito, va. Mi avete montato il motore di Hamilton in Brasile. Raga, non ci stanno a recuperare nessuno. A questo punto si aprono spiragli insospettabili per sta gara. Se non facciamo minchiate. Hamilton ora ha iniziato a guadagnare qualcosa, ma neanche tutto sto tempo, eh. Ah! Si incapretta Corris. Ma io faccio un altro giro sicuro. Perché le gomme stanno andando ancora molto bene. Alta tattica ardita di Super. Adesso Hamilton guadagna qualcosa di più. Non è che stiamo battagliando con Hamilton. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 43,9 secondi. Però è chiaro che Hamilton ci dà il segnale di quando le nostre gomme cedono. Vedo che il team non ci chiama neanche qua. E allora entriamo al decimo giro addirittura. È difficoltoso perché con l'Ori Apex senza force feedback in tutte queste curve. Col traction a metà, raga, ci vuole un po' di esperienza per tenerla. E adesso Hamilton inizia a guadagnare un po' di più, ma noi comunque stiamo facendo una gara eccellente. Stroll non riesce a recuperarci. E ci partiva davanti. Noi, contate, mi sono qualificato a 4 secondi e 6 dal primo. E quindi pure Stroll e gli altri che ci abbiamo dietro ora comunque erano a un paio di secondi davanti a noi. Poi come al solito in gara Corris mette una marcia in più. Ah cazzo, vabbè raga, mi sei incaprettata. Hamilton guadagna, a noi non ci interessa. A noi ci interessa avere le gomme più fresche possibili. Bravi raga, stavolta la strategia l'avete scelta proprio bene, perché tanto entravo lo stesso. Ah, largo Corris qua. Stroll e box. Stroll e box, ma Corris continua. E adesso con le rosse è da divertirci, voglio. Adesso con le rosse ci divertiamo noi. Ma non voglio tanto, mi basta un ottavo, un nono posto. Ottima la gestione delle gomme da parte di Corris. Alla faccia di quelli che dicono che non so gestire le gomme, che è una guida troppo aggressiva. Io ho la guida aggressiva quando merita la gara di essere aggressiva. Comunque ragazzi, stiamo perdendo ma limitatamente. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Sì, sì, infatti mo le cambiamo, genio. Un genio di nome Alex. Anche perché non avremmo i giri per sfruttare le rosse. Io penso 5 giri le rosse le fanno proprio alla grande. Si butta dentro Corris, via. Madonna, che battaglia pazzesca. Dai. Speriamo di prendere la zona ponti. Ci dovremmo essere, perché hanno messo le gialle tutte, quindi
Parte Stroll che ha messo le rosse un giro prima di noi, ma era molto dietro. Dai raga, veloci, fatemi uscire. Vai, vai, vai. Madonna. Decimo addirittura. Abbiamo effettuato tutte come le mai? A disposizione. Raga, sono retrocesso parecchio, pensavo di essere più avanti. Cazzarola. Oh, meno male che mi ha dato la penalità. Ho tagliato completamente la curva, ma mi sono manco reso conto. Raga, praticamente ce le mettiamo nel sedere le rosse, perché sì, però mi sembra strano. Perché ci hanno ripassato tutti? Eravamo davanti a Ricciardo, a Verstappen. Boh. Penso di essere molto più avanti, sono sincero. Non che non vada bene un decimo posto alla zona punti, però. Però guadagna tanto Corris. Raga, sarà impossibile. Per quanto possa andare forte qua, recupera 5 secondi, non è facile. Madonna, quanto ho recuperato però qua. Vola Corris. Dalla vettura davanti è 4,3 secondi. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 22,7 secondi. Vola Corris. Settore finale veloce. Cato, ho fatto un po' di errori nel primo settore. Eccolo lì Verstappen. Raga, adesso devo stare concentrato. Raga, sono andati. Sono troppo veloci per noi. Se voglio fare questo, che è un autentico miracolo. Dai ragazzi, siamo guagnò. Non è detto. Però nel primo settore non riesco a guagnà, raga. Toccata sul muro. Nella parte centrale facciamo la differenza. Possiamo recuperare però, raga. Ah, larghissimo super. Oddio, tre macchine davanti a noi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Si avvicina super. Finale trailer. Li vede Corris. Li percepisce. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,4 secondi.
Ah, largo qua. Raga, sto arrivando. Arriva Corris. C'è Corris, c'è. Purtroppo primo settore perdiamo tanto, ma qua iniziamo a guadagnare. Se mi riesco a agganciare qua, raga, ci possiamo provare. Ah, va bene, largo. Raga, non va. Probabilmente abbiamo già bruciato le gomme. Che siamo arrivati a 2 secondi, non riusciamo a riprendere più. Forse abbiamo dato una bella mazzoccata alle gomme. Oh! Niente, vedete. Non sono mai buoni i segnali quando la macchina ti si incapretta così. Peccato, raga, peccato. Vabbè, però ergerci fino al 10° posto è stata un'impresa clamorosa qua, Stiamo guidando la Haas, La vettura dell'anno scorso. Sei all'ultimo giro. Vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta. Peccato, peccato, però bella gara. Abbiamo gestito bene. Troppo chiaramente questi davanti a noi, ragazzi, hanno tutte macchine notevolmente più veloci. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Corris, tranquillo. Diciamo che gliela sto dando su. Badiamo a non fare errori, raga. Prendiamoci questo 10° posto, pazzesco. Ancora in zona punti, super. Che sta rallentando, non si interessa più di prendere Verstappen. È folle pensare di fare una pazzia quando abbiamo comunque un punto che vale oro per super. E va super, va super. Vince Hamilton. Ma Corris orgogliosamente decimo. Dopo una partenza mostruosa, una strategia fantastica. Sì. Yes. Yes, raga, grande, grandissima. Strategia folle, ma che ripaga. Strategia che ripaga. È stata la Mercedes a vincere. Che gara, mozza fiato. Vittoria, Luca. Credo che oggi le condizioni della pista, come il vento e la temperatura dell'asfalto, fossero perfette per l'auto. Grande Corris, felicissimo. Al massimo quando le gomme vanno a andiamo a vedere la classifica, raga, quella ci interessa a noi. Bella gara, non me l'aspettavo di prendere punti qua, ma assolutamente. Poi qualifico, ho detto qua ci doppiano, ci massacrano, e invece siamo riusciti. Ed è qualcosa di veramente incredibile, perché, ripeto, non era facile. Va bene così, va bene. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica piloti. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Raga, dai, 4 punti, 14°. Direi Esposito.
E siamo ottavi in classifica. Abbiamo portato la Haas all'ottavo posto. Grandissimo risultato. Sono contentissimo per ora. Dai ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video al vostro supercore. Ciao, aglio.